Si è conclusa tra gli applausi l'edizione Smart Invernale di Sportivamente, il torneo organizzato nella casa circondariale di Foggia dal volontario Luigi Talienti in collaborazione con l'Axi. Si sono sfidate nelle scorse settimane in campo 4 squadre dell'Istituto Penitenziario Foggiano per una manifestazione che da 10 anni si pone come obiettivo principale il riscatto sociale e il reinserimento dei detenuti. Abbiamo terminato con gioia, ha sottolineato Luigi Talienti, questa 10ª edizione di Sportivamente con grande soddisfazione non soltanto degli organizzatori, anche dei partecipanti che hanno disputato una bella finale. L'edizione è tornata dopo 4 anni a causa dello stop dettato dalla pandemia, è stata ridotta, ma nelle intenzioni degli organizzatori c'è il ripristino dell'attività ordinaria e anche in programma un evento di caratura nazionale. Presenti alla finale anche i due dirigenti Axi, Salvatore Chiappinelli e Carlo Sciarappe, gli arbitri Francesco Lagatte e Orlando Di Santo. In rappresentanza del nostro ente Axi, ha detto Salvatore Chiappinelli, aderiamo a queste importanti manifestazioni sociali come Sportivamente. Lo sport è fondamentale, ha sottolineato ancora il direttore della casa circondariale Giulia Maiulo, perché mira all'armonia e alla cura del corpo. Per la realizzazione del torneo, ha concluso Luigi Talienti, i ringraziamenti vanno alla direzione della casa circondariale, all'area trattamentale, a tutti i volontari e agli agenti della polizia penitenziaria e anche al CSV Foggia, alla responsabile della promozione del volontariato penitenziario Annalisa Graziano. Ringrazio anche la magistratura di sorveglianza, sempre attenta nell'esaminare le istanze autorizzative relative alla manifestazione. Un plauso anche all'Axi, conclude Luigi Talienti. Abbiamo ripreso la 10ª edizione della manifestazione Sportivamente con gioia non solo per gli organizzatori ma anche per i ragazzi che hanno disputato quest'oggi una bella finale animata da una bella competizione. Però la cosa bella che ho colto dai ragazzi è che in sede di premiazione, quando stavo premiando legittimamente la squadra vincitrice, tutti quanti mi hanno detto no professore, abbiamo vinto tutti quanti. Quindi... In rappresentanza del nostro ente AXI, l'associazione di cultura, sport e tempo libero, aderiamo a queste manifestazioni proprio perché portiamo avanti l'impegno di essere presenti non soltanto nelle manifestazioni sportive ma anche e soprattutto quelle sociali. L'importanza del torneo di Sportivamente per cui lo sport è una disciplina importantissima in quanto appunto mira all'armonia del corpo e alla salute del corpo, perché lo sport diciamo fa stare in salute, perché è importante per questo, e con un corpo in salute possiamo anche avere l'anima in salute, quindi l'armonia del corpo poi porta a un benessere con se stessi, quindi è utile in luoghi e contesti come questo in cui appunto l'armonia dell'anima è importante, quindi avere le due parti della persona.